Virginia Bramati, benvenuta nel posto delle parole. Ma grazie a voi per l'invito. Cercasi amore vista lago. Stavo per dire cercasi lago vista amore. Sarebbe stato. Ci stava in ogni caso. Vero che ci stava. Giunti Edizioni è il romanzo che Virginia Bramati ci sta per raccontare. Oh, ma non troppo, perché non vogliamo svelare più di tanto. Per ogni cercasi c'è davvero un'offresi, se lo si sa vedere con gli occhi del cuore, così si legge nella copertina. Ma nelle risvolte di copertina leggo che Virginia Bramati vive e lavora a Milano, è esordito in rete con un ebook che si è presto trasformato anche in un libro di carta, Tutta colpa della neve, anche un po' di New York, uscito da Mondadori, poi seguito da Meno 5 alla felicità e Se fosse un segreto, e quindi Tutta colpa della mia impazienza e di Un fiore appena sbocciato, tutti titoli tra l'altro molto particolari. I suoi romanzi ruotano intorno al piccolo verdeggiante borgo di Verate in Brianza. Non lo troveremo in nessuna cartina, eppure ci sembra di conoscerlo benissimo, e per chiunque ci arrivi è destinato a diventare un luogo del cuore. Partiamo proprio da qui, dai luoghi del cuore. Il luogo del cuore è quello che noi possiamo scoprire in questo romanzo di circa 230 pagine. Un luogo del cuore che io vorrei cominciare, Virginia Bramati, a scoprire dall'immagine della copertina. La possiamo vedere con le parole sue? Ecco. Perché è un posto sull'acqua e non ha un lago in questo caso, ma Verate è un fiume. Il lago a cui si fa riferimento nella copertina è il lago di Garda, perché questo libro si sviluppa appunto fra Verate e il lago di Garda, fra la Brianza e la sponda veneta del lago, veramente fra Sirmione e l'Azzise. E quindi quando mi sono dovuta creare un luogo del cuore, ho messo in questo luogo tutto quello che mi piace, quindi il fiume, quindi gli alberi, quindi un bosco, quindi una grande piazza acciottolata, quindi grandi palazzi, una bella chiesa romanica. Insomma, ho potuto, creandolo di bel nuovo, inserirci tutto quello che a me piace nella vita. Ma soprattutto ci ho messo un sacco di persone bellissime che si vogliono bene, che si allungano la mano e che capiscono che l'altro ha bisogno. Credo che il cuore di Verate siano le ragazze di Verate. Altro che verrebbe voglia andarle a conoscere per la loro bella leggerezza, la loro ingenuità, il loro sguardo pieno di passione e di futuro. All'inizio, sì, lo sguardo tenero sul mondo proprio. Lo sguardo veramente tenero, quello che ci ha colpito in questo romanzo di Virginia Bramati. In esergo c'è una frase dal libro Terra degli uomini di Antoine de Saint-Exupéry, e la frase è questa: la meraviglia di una casa non sta nel fatto che vi ripara e vi riscalda, né nel fatto che ne possediate i muri, ma bensì nel fatto che essa ha lentamente deposto dentro di noi provviste di dolcezza. Ed è proprio così. Che bella frase che ci riporta alla chiusura di questo romanzo, le cui ultime parole sono: perché la mia casa è dove sei tu. È proprio questo. È proprio questo il fatto. Lei in fondo quello che fa per tutto il libro, dopo aver perso il suo amatissimo lavoro da architetto, è cercare case per gli altri, però cercarle col cuore, cercando di capire cos'è l'esigenza dell'altro e poi creando anche situazioni molto particolari. E in fondo è molto molto originale nella ricerca e nel trovare le case. Sa guardare dentro alle persone, è molto fortunata Bianca. Altro che sfortunata Bianca, è molto di più, però questa condizione di fortunata, come mi dicevo anche leggendo il romanzo Virginia Bramati, e sì, uno è facile dire fortunata, ma questa fortuna lei se l'è creata, non è che l'ha trovata da un giorno all'altro. La sua passione, lei infatti dice: da che mi ricordi ho sempre desiderato diventare architetto, no? Però lei è fortunata non solo perché è architetto, questo è importante, perché è fortunata anche quando non fa l'architetto, no? La sua vita personale, e la fortuna non è semplicemente successo. È fortunata perché ha questo sesto senso, questo cuore grande che le permette di guardare al di là, ecco. E ha la fortuna di trovarsi, lei milanese, forse un po' toccata dal cinismo, in questo luogo dove tutte immediatamente diventano amiche, si allargano e si stringono su di lei.
Bianca Maffei, stiamo parlando di questa donna che di professione fa l'architetto, e nel primo capitolo c'è, vedo una sottolineatura perché è veramente particolare. Leggo: trovo ci sia qualcosa di profondamente poetico in una gru. Ora, da quando io ho letto questa frase, tutte le volte che vedo una gru cerco di immaginarmi poesia. Ma guarda, io lavoro al 15° piano di un palazzo. Proprio ieri dalla nebbia è spuntata una punta di una gru, ma veramente commovente. Io trovo che le gru siano estremamente eleganti, pur nella loro necessità pratica. Credo che siano un oggetto, se si può chiamare così, alto, elegante, di stile. Sarà buffo. Forse ho anch'io un po' il cuore d'architetto, pur non esercitando la professione. Eh sì, perché se vogliamo è un'architettura delle emozioni. Forse. Perché forse. Trovare poesia in una gru che si fa intravedere in mezzo alla nebbia, credo che sia veramente una bella emozione, credo che sia sì, giustamente anche poesia. Ma perché Virginia Bramati, la particolare della sua scrittura, oltre al resto, è quella di ambientare tutto sempre nel solito posto, no? I personaggi li ritroviamo, ed è veramente molto particolare. E anche, io pensavo, leggendo il romanzo, bisogna anche ricordarsi dei personaggi precedenti, andarli a riprendere, rivedere le loro vite, vedere se riescono a ritrovare posto in un nuovo romanzo. E quindi c'è sì, tutto un lavoro. Non è necessario, perché certo, i romanzi sono autoconclusivi. Però sì, chi mi ha seguito, chi mi segue può ritrovare e vedere che cosa succede a chi, anche se in realtà io l'ho fatto per una forma di egoismo, non riuscivo a staccarmi da questi personaggi, avevo voglia di sapere che cosa sarebbe successo loro. Voglio bene ormai alle ragazze e ai ragazzi di Verate, ho bisogno di sapere che sono sicuro e che proseguono nel mondo con la loro missione, diciamo, anche perché hanno tutte professioni che si rivolgono verso l'altro. Ecco, è stato per me più che per i lettori. E questo romanzo è fitto di domande, di risposte, di dialoghi, perché forse sono proprio le parole che ci salvano, no? E forse sono proprio anche questa condizione, Virginia Bramati, a rendere fortunata la nostra Bianca Maffei. Forse sì, forse assolutamente. Lei sa esprimere i sentimenti e si costringe anche gli altri ad esprimerli, e penso ad Andrea. Ecco, è lei che lo inchioda a quello che è, alle sue responsabilità, possiamo dire così, alle sue più che altro emotive. Ecco, lei sa usare le parole, sa andare in fondo, anche se con grande semplicità, non ci sono dialoghi profondi, c'è molto dialogo diretto, ecco, sono parole molto dirette. Bianca è anche semplice ma profonda, sa esprimere forse semplicemente quello che sono sentimenti profondi. E certo, la semplicità di vivere in quel posto, andare, che ne so, a Parigi e poi ritornare e fare di nuovo colazione alla trattoria. Ecco, questo adattarsi al luogo, perché del luogo ne fai parte. Assolutamente, assolutamente. Poi soprattutto un posto come Verate, che appunto è impegno, tutti ti chiedono in ogni caso di partecipare alla vita di Verate, nessuno ne può rimanere fuori, è un discorso. Alessandra, che è una delle amiche, è il sindaco, quindi le coinvolge sempre, nessuno si può tirare indietro. Nessuno si può tirare indietro, perché anche perché poi Bianca è catalizzatrice, intendiamoci, quindi lei ha la capacità di questa parola che oggi usiamo un po' troppo spesso senza magari saperne il significato, ha una capacità empatica straordinaria. È vero, sì, lei sa provare empatia e suscitarla, quindi è al massimo. Riesce anche a scaldare il cuore del geometra Volpe, che sembrava un po' refrattario. Quello è uno dei personaggi veramente, altro che refrattario, però è uno di quei personaggi che cadrà anche di fronte, e non svegliamo come, cadrà anche di fronte alla capacità di un'enorme simpatia di Bianca. È vero,
È vero, non chi lo avrebbe detto, lui così effettivamente business oriented, possiamo dire così, alla fine insomma capirà le ragioni, anche se a fatica, di tutte le scelte del nostro architetto, adesso agente immobiliare. Adesso agente immobiliare, Virginia Bramati, una grande villa sul lago piena di ricordi, di segreti, solo una ragazza piena di fantasia, il vento potente dell'amore potrebbero riportarla in vita. Che cosa ne dicono i lettori di Cercasi amore vista lago? Bene, sono tutti, cioè chi mi ha scritto, incantata. Quello che mi fa enorme piacere è quando mi viene scritto che ho portato un po' di gioia, un po' di serenità. Questo libro, i miei libri, vengono letti negli ospedali dalle lettrici ad alta voce e poi mi riportano che i lettori, mentre fanno le terapie, giudicano, ma la 500, come viene detto, la 500 secondo me non so se riesce a tenere una persona di 2 metri, fanno commenti, insomma questo, il fatto che il libro porti veramente un po' di serenità, un po' di leggerezza, è una cosa che rende veramente sensato l'insensato, cioè rende sensato il mio scrivere, che forse tanto sensato non è. Cercare il senso, forse anche quello, lo spirito della scrittura, no? Cercare un senso come... Esatto, perché scrivo, perché vengo letta. Perché viene letta? E perché viene letta? Oltre a quello che abbiamo già ascoltato prima, che mi sembra anche molto bello, quando un libro viene portato in ospedale nella lettura ad alta voce, credo che esatto, sia veramente... Esatto, questo è il massimo per me, veramente il Nobel per me questo, lo leggo così, per me è stato veramente un momento commovente quando mi è stato detto e penso che vengo letta per questo, perché quando si passa qualche ora in serenità pensando a una storia che sai già che finirà bene, ma che ha un percorso, un viaggio anche un po' difficoltoso, che però viene raccontato con semplicità e con leggerezza, anche se voglio assolutamente far entrare nel libro, caricarlo di valori, tutti i miei libri hanno un sottostrato, come posso dire, ricco di valori, ecco, che trago dalla mia vita, dal mio essere cattolica anche, ecco, e cerco di metterci dentro tutto, l'amicizia, la solidarietà, la sincerità, la lealtà, tante cose, anche il essere molto chiari con se stessi, per esempio, non doversi raccontare bugie, essere sinceri, ecco. Ed essere chiari anche Andrea deve essere chiaro, non l'abbiamo ancora citato, però Andrea è uno snodo importantissimo. Andrea forse fa cambiare per sempre, è un uomo che si fa desiderare, però non... È un uomo che ha un passato molto pesante, molto. E anche un presente pesante, è molto giustificato e quindi si capisce che lui rimane incantato da Bianca quando poi lei gli chiederà una cosa veramente, veramente originale. Ma non la svegliamo. E lui la accontenterà. No, certo, lui la accontenterà e lì si capisce, lì c'è la svolta. Lui comincia a guardarla con occhi diversi, ma non nel senso se ne innamora, ma con occhi di chi pensa che lei possa essere colei che risolverà la sua vita, ecco, ed è così in molti sensi, facendogli capire che appunto riaprirsi agli altri è una via, ecco, e penso che da lì poi parta la loro storia. Virginia Bramati, siamo a pochi giorni, anzi a poche ore da Natale, no? E in questo libro Natale compare, no? Anche nei regali, no? Nel regalo, per esempio, di fare l'abbonamento a Storytel, come c'è scritto nel romanzo, no? Tra l'altro un regalo molto bello, perché Storytel, tra l'altro, noi l'abbiamo raccontato, è questa piattaforma di audiolibri, no? Ascoltare i libri, la lettura è veramente una cosa molto bella. È molto piacevole. Quale libro invece Virginia Bramati, tra i vari, ha regalato per questo Natale?
Per questo Natale io ho regalato alle mie sorelle, regalerò delle vecchie edizioni. So che è uscita una nuova edizione di Cime Tempestose proprio da Bompiani e ho comprato quella perché a entrambe le sorelle regalerò quella. So che loro amano le nuove traduzioni, mia sorella maggiore Francesca ha tutte le traduzioni per esempio di Jane Austen di Orgoglio e Pregiudizio, quindi questa volta, un grande classico rivisto con un linguaggio un po' più moderno. Tra l'altro con copertine che sanno un po' di Antin, però con tutti quanti le traduzioni riviste, il libro è rilegato ed è veramente un bel regalo, regalare per l'appunto Cime Tempestose. E poi un mio amico che ha problemi con figli a scuola, ho comprato Daniel Pennac, Diario di scuola, un libro che io ho amato tantissimo, la storia di Daniel Pennac e di come è diventato da studente difficilissimo a insegnante di francese e poi l'autore che è diventato. Questo è un libro che consiglio a tutti, un libro meraviglioso. Il diario di scuola di Daniel Pennac, edito come tutti gli altri da Feltrinelli. Virginia Bramati, Cercasi amore vista lago. Averate tra l'altro come trascorre Natale? Ah, Verrate, prima di tutto in tutti i miei libri c'è Natale, a qualcosa Natale succede nei miei libri, come minimo nevica. Però almeno nei libri. Natale, sì, almeno nei libri, esatto. Però Natale succede di tutto, ci sono le luminarie, c'è il grande albero di Natale nella piazza vicino alla fontana, c'è la messa di mezzanotte con una delle nostre protagoniste che canta nel coro, c'è il giovane sacerdote che partecipa anche lui alla cena della trattoria Moretti, c'è tutto il Natale che possiamo conoscere e c'è anche quel Natale che non riconosciamo più scendendo fuori di casa e andando nelle nostre strade, perché il Natale sta prendendo veramente una piega, anzi ha preso sicuramente un'altra piega. Virginia Bramati, per Giunti Editore, autrice del libro Cercasi amore vista lago. Grazie ancora del tempo dedicato qui nel posto delle Buon parole. Natale. Grazie Virginia.